Gli amministratori ossolani dovranno decidere in tempi brevi il futuro del CISOssola. Nell'ultima assemblea, il presidente del consorzio Giorgio Magni ha consegnato ai sindaci la bozza della nuova convenzione. L'idea che avanza è di tenere in vita il consorzio, scartando la soluzione di un CIS unico provinciale. Idea che la stessa regione, come hanno evidenziato poi alcuni sindaci, sembra aver per ora congelato. La nuova convenzione, che si basa su 16 punti, regolerà l'adesione dei comuni a partire dal 1 gennaio 2019. I tempi, quindi, sono alquanto ristretti, poiché il CIS scade il 31 dicembre. Nell'ultima seduta, il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, ha chiesto ai colleghi di pronunciarsi, invitando soprattutto quelli che da tempo disertano l'assemblea a far sentire la loro voce. Alcuni dissensi si erano manifestati nei mesi scorsi, soprattutto il sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni, aveva fatto sapere che non avrebbe più partecipato alle riunioni, ma non è il solo che diserta le assemblee. Ora però c'è la necessità di sapere quali comuni intendono restare col CISOssola o cambiare consorzio come da tempo hanno già fatto Mergozzo, Ornavasso, Premosello, Pieve Vergonte e Vogogna, scivolati verso il Verbano.